Preparavano il pestaggio di un nero musulmano, c'erano anche due studenti triestini nella banda di suprematisti neonazisti scoperta dalla Digos di Milano. Italiani e serbi contro sudamericani, queste le due bande all'origine della rissa con coltellate a San Giusto, una decina di persone in tutto interrogate dalla mobile. Arriva il via libera all'abbattimento della sala Trivković di Piazza Esulta, era ora, i contras come la morena di Open, quantomeno trasformiamo l'area in un parco. Variante Delta più severa stando ai dati che arrivano dall'Inghilterra, spiega il professor Barbone stasera a Ring, nei nuovi casi a Trieste la Delta è prevalente. Sabato, notte dei saldi nel centro di Trieste ma anche sull'altipiano Opicina, negozi aperti fino alla mezzanotte e tanti eventi collaterali. Mercato di Muggia il giovedì, una tradizione che si rinnova e profuma di ripartenza. Sveglia Trieste ha documentato in diretta la corsa alle compere rivierasca. La pallacanestro Trieste ha ufficializzato l'accordo con il centro bolzanino Alessandro Lever, un passato a Reggio Emilia e poi un'importante esperienza nel campionato universitario americano. Telespettatori di Tele4, buonasera, ben ritrovati a una nuova edizione del nostro telegiornale. Ci sono anche due ventenni triestini nella gang di suprematisti di impronta neonazista scoperta e smantellata dalla Digos di Milano. La banda stava preparando il pestaggio di un musulmano di colore militante di sinistra. Sentiamo. Nome in codice Anders Breivik, come responsabile dell'eccidio di Utøya. È così che si faceva chiamare uno dei quattro ventenni, tutti di buona famiglia, componenti dell'organizzazione neonazista e votata all'odio razziale, che stava preparando un agguato a un nero musulmano. Colpiti dall'obbligo di dimora, due a Milano e due a Trieste, dove studiano scienze politiche. Ispirandosi a gruppi suprematisti americani, la banda perseguiva l'instaurazione di un nuovo ordine mondiale di matrice nazifascista, incitando alla discriminazione e alla violenza per motivi razziali, etnici e nazionali. Non solo slogan però, perché la Digos di Milano, coordinata dalla locale sezione antiterrorismo della Procura, ha dovuto necessariamente far scattare la misura cautelare, poiché la fase preparatoria dell'assalto al primo obiettivo si era già conclusa, l'attentato sarebbe andato in scena a breve. I quattro infatti si erano già armati con manganelli telescopici e una pistola finta che avevano modificato per farla sparare per davvero. Insomma, i quattro ragazzi erano pronti a passare dalle parole ai fatti. AR, Avanguardia Rivoluzionaria, il nome della gang, di fatto il primo gruppo suprematista in Italia. L'obiettivo che avevano individuato era appunto un musulmano di colore, militante di sinistra, che frequentava i centri sociali. Il loro piano era quello di creare con questa e altre azioni il caos assoluto per favorire l'arrivo di un dittatore. Il gruppo aveva anche programmato azioni intimidatorie per recuperare denaro, aveva anche tentato di allargare il proprio raggio d'azione attraverso rapporti diretti con altre organizzazioni di estrema destra, come il sodalizio elvetico Jung Tat, che un indagato aveva visitato a maggio, rimanendo coinvolto nell'aggressione organizzata da movimenti antifascisti ai danni degli esponenti svizzeri. E torniamo a parlare della rissa scoppiata domenica notte a San Giusto, attorno alle 3 di notte, a seguito della quale due giovani sono finiti all'ospedale con ferite provocate da armi da taglio. I dettagli nel servizio. Triestini e serbi da una parte, sudamericani dall'altra, tutti residenti a Trieste. Questa è la composizione delle due bande che si sono affrontate la notte di domenica sul colle di San Giusto, scatenando una rissa che ha mandato all'ospedale un giovane italiano e uno di origine serba, entrambi trafitti con armi da taglio. Non è ancora chiaro se i fendenti siano stati inferti con dei coltelli o con delle porzioni di vetro di bottiglia. Di certo c'è che uno dei giovani, poco più che ventenni, è stato dimesso in poche ore, mentre l'altro, che ha subito una ferita più profonda, ha passato un paio di notti all'ospedale di Cattinara. Motivi etnici, controllo del territorio o qualche battuta pesante all'origine dell'alterco trasformatosi in pericolosissimo parapiglia, ancora non si sa. 4-5 elementi per banda, tutti attorno ai 20 anni. Come spesso capita in questi casi, le indagini della polizia si complicano per il racconto frammentario e votato all'omertà di diversi componenti dei due gruppetti. Del resto c'è chi si è messo le mani addosso, si apprende da fonti della questura, chi scappava specie da quando sono spuntati coltelli o vetri che fossero, chi gridava e chi chiedeva aiuto. La squadra mobile in ogni caso sta cercando di ricostruire nel modo più chiaro possibile i dettagli dell'evento prima di far partire le denunce del caso. Cambiamo argomento, cade il vincolo per la sala Trivković che ora dunque potrà essere abbattuta. Il sindaco di Piazza commenta così lo scenario futuro su quell'area.
Non c'è più il vincolo della soprintendenza, la sala Tripkovic si può abbattere. La Commissione regionale per il patrimonio culturale ha deliberato la rimozione del vincolo sull'immobile e il comune, che ha la proprietà della struttura, procederà con l'abbattimento in modo da aprire quella parte d'ingresso della città. Diventerà una delle più belle piazze della città, insomma, pensate a quei palazzi attorno. Togliamo questa sala che naturalmente blocca la visuale sul Porto Vecchio, su questo muro di recinzione bellissimo del Porto Vecchio. Approfitto anche per ringraziare la sovrintendente e la dottoressa Bonomi che ha fatto questo, hanno tolto il vincolo, per cui adesso ho dato l'incarico per fare il progetto per l'abbattimento. Credo che l'ingresso della città sarà veramente all'altezza della nostra Trieste. Quando già in passato si parlò dell'abbattimento della sala Tripkovic, le ipotesi su ciò che poi sarà o diverrà Largo Città di Santos spaziavano da una piazza alberata o un'area aperta con annessa la statua di Sissi, oggi collocata pochi metri più in là di piazza. Su questo ha in mente un concorso di idee. Sono combattuto. Adesso intanto devo fare il progetto di abbattimento, poi devo abbatterla, nel frattempo devo decidere se fare un concorso di idee o meno con gli architetti, e sono cose che prenderò, decisioni che prenderò nelle prossime settimane. E sull'ok all'abbattimento della sala Tripkovic abbiamo sentito anche il parere di chi da sempre era rimasto contrario all'idea, tra questi Sabrina Morena, consigliere comunale di Open Sinistra FVG. Sono tendenzialmente contraria all'abbattimento della sala Tripkovic, perché si tratta di un teatro tra l'altro rifatto dalle maestranze, ma capisco anche le ragioni di chi voglia, insomma, pensi che quell'edificio non sia di grande pregio. Anche i contras, insomma, diventano possibilisti, come nel caso di Sabrina Morena di Open Sinistra FVG, che pur ribadendo i motivi del no, apre ad una riqualifica dell'area a seguito dell'abbattimento della sala Tripkovic. A patto però, sostiene la consigliera comunale d'opposizione, che in quel sito si pensi ad interventi di un certo tipo, ovvero un parco urbano di cui la città sostiene ha particolarmente bisogno. Quello che però chiedo è che al suo posto venga fatto assolutamente un parco cittadino. Abbiamo, come dico spesso, bisogno di nuove alberature, sia per far fronte ai cambiamenti climatici, e che anche poi per avere dei luoghi poi piacevoli in cui fermarsi. Tra l'altro aggiungo che là un piccolo parco c'era anche quando ai tempi dell'Austria, e quindi credo che lì vada assolutamente creato del verde. La variante Delta è più severa delle altre, lo ha detto chiaramente nel salotto di Ring il professor Fabio Barbone, capo della Task Force Anti-Covid del Friuli Venezia Giulia. L'intervista andrà in onda questa sera alle 22.30 in una puntata che vedrà in apertura alle 21 il presidente della regione Massimiliano Fedriga e alle 21.30 il sindaco di Trieste Roberto Di Piazza. Ma sentiamo un estratto delle parole del professor Barbone. Chi prende la Delta ha sintomi o effetti o decorsi diversi di questa malattia? In Gran Bretagna abbiamo questa evidenza. In Gran Bretagna ci sono sufficienti casi che dimostrano che la severità della malattia, se Delta, è maggiore rispetto alla variante inglese. Nel nostro piccolo campione, ripeto, di pochi casi che abbiamo visto per il momento in queste ultime due settimane, abbiamo visto in Friuli Venezia Giulia l'altra settimana un aumento dei ricoveri in termini di proporzione di ricoverati sui nuovi casi, in particolare di Delta, un piccolo aumento. Questa settimana, negli ultimi giorni, questo numero di nuovi di percentuale di ricoverati sui malati è sceso nuovamente. Però è diventata prevalente nell'arco di brevissimo, no? Perché era, credo, attorno al 16% solo poche settimane fa, adesso i dati del Friuli Venezia Giulia, il 70% dei nuovi casi è Delta, dico bene, circa?
Sì, diciamo che i dati sono di questo 70% riguarda in particolare Trieste. Credo che la stima si aggira tra il 40 e il 70%. Certamente, ad ogni variante dobbiamo, con molta attenzione, verificare appunto le conseguenze e soprattutto, come sempre, ma nel momento della variante, della diffusione di una variante, ancora di più dobbiamo essere attenti nell'identificazione dei nuovi casi e soprattutto nel contact tracing. I vaccini coprono la Delta? I vaccini, una persona vaccinata in maniera completa, con sufficiente numero di giorni dopo la seconda dose, sono sostanzialmente, queste persone sono coperte. Andiamo adesso invece a vedere i numeri del consueto bollettino che quotidianamente riceviamo dalla regione. Andiamo a vedere dunque. Oggi in Friuli Venezia Giulia sono state riscontrate su un totale di 4.769 test, 15 positività Covid-19 pari allo 0,31%. Nel dettaglio l'analisi vede 3.803 tamponi molecolari dove sono stati rilevati 14 nuovi contagi, di cui 5 riguardanti migranti richiedenti asilo in provincia di Trieste. La percentuale di positività in questo caso è dello 0,37%. Dai 966 test rapidi antigenici, un caso percentuale di positività dello 0,10%. Oltre il 50% dei contagi rientra nella fascia d'età 20-29 anni. Oggi non si registrano decessi, non risultano esserci persone ricoverate nelle terapie intensive, mentre i ricoveri in altri reparti sono 8. Come abbiamo visto anche dalla grafica, i nuovi guariti invece nelle ultime 24 ore sono 13. Sempre a tema, la percentuale di popolazione over 60 in Friuli Venezia Giulia che non ha ancora ricevuto una dose di vaccino anti-Covid è pari al 18,8% contro una media nazionale del 13,3%, è quanto emerge dal monitoraggio settimanale sulla pandemia della Fondazione Gimbe. Via Romagna riservata a residenti e frontisti, ma solo dopo una sua manutenzione dell'asse stradale e anche dei marciapiedi. È quanto chiede la lista civica Futura, guidata dal candidato sindaco Franco Bandelli, il quale, nell'elencare le tante opere a oggi ferme, commenta anche pepato il Toto Topolini. Sentiamo. Rendere Via Romagna accessibile solo a residenti e frontisti, ma soprattutto rimettere a posto il manto stradale e i marciapiedi, sono gli obiettivi della lista civica Futura sull'importante asse stradale del centro, da tempo oggetto di lamentela dei residenti per le sue condizioni precarie. Io capisco che le vie hanno la necessità di fare degli interventi, le strade, no? Quindi vengono fatti degli scavi per la cega piuttosto che la tegola, eccetera. Quello che lamento io è il ripristino, nel senso che va bene, facciamo le fognature, facciamo tutto, però che il ripristino venga fatto in modo adeguato. In modo che si possa affrontare questa strada anche con un motorino piuttosto che una bicicletta che io uso, ecco. La strada è da tempo oggetto di scavi per la posa di sottoservizi, fibra ottica, tubature e altro, il motivo per cui ogni chiusura d'asfalto è temporanea in attesa del termine di questi interventi. Infatti, una volta conclusi, dichiara la giunta, si provvederà a una riasfaltatura definitiva. In più, rende noto l'esecutivo, la strada è inserita nel piano delle opere. La proposta di Futura è prima di tutto quella di risistemarla definitivamente dopo anni e anni di sofferenza che i cittadini hanno patito in termini di scavi aperti, chiusi, riaperti, chiusi, di strade con passaggi temporanei, di blocchi totali della viabilità per i cantieri che qui in qualche modo sono insistiti in tutti questi ultimi sicuramente 5 anni possiamo garantire. E poi abbiamo tutti il coraggio di una scelta forte, lasciamo Via Romagna ad uso esclusivo dei frontisti. Via Romagna, ma non solo, anche Tripkovic, ex Maddalena e le scalette di Barcola, fra le attività di Futura, la quale nel frattempo vede le attenzioni del comune rivolte ad attività non del tutto prioritarie, come il Toto Topolini. No, non è che non mi piace il Toto Topolini, penso che sia riduttiva, sia assolutamente riduttivo dedicare Margherita Hack un topolino piuttosto che a Primo Rovis, ecco. Cioè ci sono problemi più importanti, va bene perché io sono comunque sempre pronto alla gogliardata, va bene anche decidere di fare il Toto Topolini, ma allora la proposta che faccio piuttosto rifacciamoci a Walt Disney, chiamiamolo Pippo, Pluto, Paperino, Nonna Papera, Paperoga, Zio Paperone e Gastone, l'uomo fortunato come il nostro sindaco. È operativo da oggi il Green Pass per varcare i confini nazionali senza restrizioni, disponibile in versione digitale o cartacea. Sentiamo.
Green Pass al debutto, il lascia passare per spostarsi liberamente in Europa parte oggi con l'obiettivo di sbloccare la paralisi del turismo e delle attività economiche causata dalla pandemia. Un passo avanti importante sulla via della ripartenza economica e del ritorno alla normalità, ha detto stamattina il governatore Fedriga, che auspica in un prossimo futuro una maggiore uniformità di regole nei diversi paesi dell'Unione. Ed è proprio questo uno dei principali problemi già segnalati dalla cittadinanza. Ad esempio, la prova di vaccinazione nella maggior parte dei paesi vale dopo 14 giorni dopo la seconda o unica dose, ma nella vicina Austria viene riconosciuta soltanto dopo 22 giorni. E così anche per la validità dei tamponi e altre possibili eccezioni in cui i paesi sembrano andare in ordine sparso. Tuttavia da oggi basta avere con sé il pass in formato cartaceo o digitale per varcare i confini nazionali e non essere più soggetti a restrizioni. Il pass consiste in un codice QR da tenere nello smartphone o in tasca, come quelli dei biglietti aerei, con tre alternative per dimostrare di poter viaggiare: aver completato il ciclo di vaccinazione, essere risultati negativi a un tampone oppure essere guariti dal Covid-19 e avere sviluppato gli anticorpi. Per scaricare la certificazione ci sono 5 strade: il sito web dedicato del Ministero www.dgc.gov.it, il fascicolo sanitario elettronico, le app Immuni e Io, oppure rivolgendosi al medico di base o al farmacista per chi è proprio a digiuno di informatica. Ci fermiamo per una breve pausa pubblicitaria, rimanete con noi, torniamo tra poco con altri servizi. Ben ritrovati, proseguiamo con il nostro telegiornale, con l'auspicio che sia una serata di svago e di aiuto al commercio, nonché una leva per attrarre turisti e invogliarli a passare il weekend a Trieste, tutto sotto il rigore della precauzione sanitaria fra mascherine e distanziamenti, è stata presentata questa mattina la Notte dei Saldi 2021, cioè sabato sera, con i negozi aperti fino a mezzanotte. Lo stimolo della Notte dei Saldi di quest'anno è senza dubbio caratterizzato dal concetto di ripresa del commercio, di una vita normale, di un'abitudine che negli anni ha sempre interessato molti cittadini e di un momento in cui vita notturna e acquisti si incontrano, conditi da alcuni eventi specifici organizzati ad hoc. E i primi dati del commercio di quest'anno inducono a un cauto ottimismo. Una notte naturalmente dedicata al commercio, ma che vuole essere una festa per tutta la città. E il commercio ha ripreso, ma soprattutto ha ripreso anche l'arrivo dei turisti, fatto 100 nel 2019, possiamo dire che siamo in questo momento al 60 nel 2021, quindi una grande ripresa rispetto al 20 del 2020 come proporzioni. Questa è una grande occasione per i commercianti, la prima giornata dei saldi, quindi questo sabato saremo tutti al meglio per accogliere la clientela assolutamente in sicurezza, quindi contiamo su tutti quelli che fino adesso non sono venuti a visitare i nostri negozi che questo sabato sia una grande occasione, anche alla sera ci sono aperture prolungate per venirci a trovare. L'organizzazione della Notte dei Saldi in programma questo sabato 3 luglio con i negozi che saranno aperti fino a mezzanotte dovrà tenere necessariamente conto delle norme sulla sicurezza, il distanziamento e il rischio di assembramenti. Il comune si dichiara pronto. La sinergia anche con le forze dell'ordine è sempre presente. Abbiamo scelto di organizzare delle manifestazioni che diano sì un'immagine di vivacità, ma che comunque sia possibile controllare anche dal punto di vista sanitario. Non siamo ancora usciti dalla pandemia, la situazione è sicuramente migliorata, ma siamo ancora con la mascherina e in attesa che effettivamente la campagna vaccinale copra una parte significativa della popolazione, e ci stiamo arrivando. Attenzione ai divieti di sosta, alle chiusure o deviazioni temporanee alla viabilità e quindi in generale alle modifiche che sono state predisposte per l'occasione. La segnaletica ogni modo laddove non già installata è in fase di posizionamento. Questa mattina Sveglia Trieste siamo andati a curiosare tra le bancarelle del mercato di Muggia, che ogni giovedì rinverdisce una tradizionale che di questi tempi profuma di ripartenza. Andiamo a vedere dunque quanto raccolto da Marco Stabile. Muggia, giovedì, mercato, una tradizione intramontabile che oggi vi siamo venuti a raccontare anche nel solco delle nuove libertà. 13, signora. Signora, vedo in arrivo le tegoline. Sì, sì. Come fermo le tegoline? E in insalata con l'aglio. Buongiorno, ha trovato le scarpe? Buongiorno. Sandali per l'estate. Se lei è mia amica, adesso sono in ferie e di conseguenza sono con mio marito. Vabbè, insomma, lo teniamo, no? Sì. Signora, buongiorno, ha trovato qualcosa di bello?
Sto cercando, guardi, vorrei un mezza manica. Ah! Tutto a posto. Tutto perfetto. Con la bellezza di una tradizione che ritorna, no? Voi siete qui a controllare, ma la gente torna a muoversi. Sì, sì, esattamente così. Gli orecchini della signora, ecco, con le conchiglie. Con le conchiglie, questi li ho preso qua e quando vengo qua li metto sempre. La sa come si chiama quelle conchiglie? Lei che è la Giavera Mugliesana? Naridole. Ah, sì, è. Ecco, vedi che la signora... Tele 4. Tele 4. Come si chiama le conchiglie? Naridole. Le ha vinto un caffè. Cosa è venuto a cercare oggi al mercato? Verdure, frutta e tutto il resto. Che importanza ha questo mercato, anche di socialità oltre all'acquisto? No? Soprattutto di socialità. Soprattutto perché la gente si stufa di star cane. La tradizione. La tradizione, sono zauliera, però mugesana. Attenzione, zauliera, c'è di Zaule. Zaule. È una tradizione, ogni giovedì ci troviamo, andiamo a prendere il caffè. Tradizione del giovedì del giretto, ecco. Assolutamente. Vestitin? Vestitin. Cosa cerca, un vestito? Un po' di libertà, non vestito, sinceramente. La Pallacanestro Trieste ha ufficializzato l'accordo con il centro bolzanino Alessandro Lever, un passato a Reggio Emilia e poi un'importante esperienza nel campionato universitario americano. Ciao a tutti, mi chiamo Alessandro Lever, a 15 anni ho iniziato a giocare con la Pallacanestro Reggiana, a 18 mi sono trasferito in America a Grand Canyon University in Phoenix, nello stato d'Arizona, dove ho speso gli ultimi 4 anni a giocare a basket e a proseguire un percorso di laurea. Esperienza fantastica, sono cresciuto molto sia dal punto di vista fisico che umano. Così si presenta il bolzanino Alessandro Lever, 23 anni, pivot di 208 cm per 104 kg, il volto nuovo in formato tricolore dell'Allianz Trieste. Ho scelto Trieste perché è una città fantastica, una società che aspira a fare sempre bene anno dopo anno, come negli ultimi anni sono visti i vari risultati, il raggiungimento dei playoff, e penso che sia un posto che mi aiuterebbe a crescere sia dal punto di vista fisico che dal punto di vista personale come giocatore, come persona. Come obiettivo personale per il primo anno è quello di ritagliarmi il posto in squadra, dimostrare a tutti quanti la mia etica del lavoro che ho sviluppato negli Stati Uniti. Come obiettivo di squadra penso che sia ovvio, vogliamo raggiungere i playoff e fare la stagione migliore possibile. Alla squadra penso di poter dare fisicità, agonismo, buttarmi su ogni pallone. Difensivamente ovviamente è un aspetto molto importante del gioco a cui tengo molto, a cui continuo a migliorare, a cui voglio migliorare. Ho fatto dei passi grandi in America, però c'è ancora tanto su cui voglio migliorare e posso migliorare. Come ruolo mi piace giocare sia al 4 che al 5. Ho vissuto, ho giocato da sempre da 5. Un paio di anni fa sono riuscito a muovermi al ruolo di 4. Posso dare sia un gioco interno che tirare 3 punti, giocare sul perimetro con presentazioni, palleggiare 6 tiri. E il mio movimento preferito, diciamo in post basso, è il tiro alla Nowitzki, fadeaway su una gamba. Ho scambiato un paio di parole sia col presidente Mario Ghiacci che col capo allenatore Franco Ciani. Franco lo conoscevo da Chemnitz, da 2 anni fa, ha fatto la nazionale under 20. È stato instaurato subito un rapporto di fiducia, di voglia di competere. Non vedo l'ora di iniziare la prossima stagione. Sono elettrizzato all'idea di giocare in una società così importante come Trieste. Spero di potervi vedere al palazzetto prima possibile. Dag e Zo. Doppia inaugurazione questa sera per il Festival Shorts alle 21 al Giardino Pubblico e alle 21.30 al Cinema Ariston. Il programma è visibile anche in streaming su MyMovies. Vediamo. Chiara Romero, finalmente si parte, siamo nella giornata inaugurale di Shorts Film Festival. Sì, finalmente si parte con una doppia inaugurazione al Giardino Pubblico alle 21 con i cortometraggi, i primi 9 cortometraggi di queste 9 serate, e alle 21.30 invece al Cinema Ariston con Il Suono dell'Europa. Mi raccomando solamente di prenotare se volete avere la certezza del posto assegnato, ci sarà un po' bisogno di, insomma, di fare le solite pratiche alle quali ormai siamo tutti abituati per l'accesso contingentato. I posti sono, come sapete, la metà rispetto al solito, per cui per qualsiasi prenotazione vogliate fare basta andare sul nostro sito. Doppia inaugurazione, è vero, al Cinema Ariston, col piacere di ritrovare le persone davanti a noi e davanti agli autori presenti per un documentario di una strana ma efficacissima coppia. Il regista e musicista del cinema documentario Alessandro Scilitani, insieme al grande scrittore, narratore, affabulatore
Paolo Rumiz, per il suono dell'Europa. Andiamo a dare un rapido sguardo all'aggiornamento sulla pagina meteo per domani. Cielo sereno poco nuvoloso, sui monti al pomeriggio sarà probabile cielo variabile con qualche locale rovescio temporale, sulla costa al mattino soffierà borino, in giornata venti a regime di brezza con temperature minime previste 21-24 gradi, massime 27-29 gradi centigradi. Vi ricordo l'appuntamento di domani mattina con Sveglia Trieste. Domani, in quanto venerdì, avremo le nostre rubriche. La prima, quella che va dalle 7:30 alle 9, sempre in compagnia di Emanuele Esposito, istruttore cinofilo dell'Associazione Cani e Salvataggio, per la rubrica, per l'appunto, dedicata agli animali. Nella seconda parte, in quella che definiamo la rubrica dedicata invece alla storia, domani saremo assieme al giornalista e scrittore Francesco Cardella, con il quale parleremo di un argomento veramente particolare, cioè i fatti mistici, i fatti dell'occulto, le vicende misteriose che riguardano la città di Trieste, un racconto anche inedito per molti di noi che non conoscono questi lati misteriosi, talvolta anche interessanti, ma soprattutto voluti necessariamente lasciati da parte, della città di Trieste e dei personaggi che vi hanno gravitato nel tempo. Appuntamento dunque domani mattina con Sveglia Trieste a partire dalle 7, perché la prima mezz'ora è dedicata come sempre alla rassegna stampa. Noi invece concludiamo qui questa nostra edizione del telegiornale. Grazie a tutti per averci seguito e un buon proseguimento con i programmi di Tele4.